Va? Ciao Sì. ragazzi, io sono Zora. Benvenuti nella nostra cucina, nella cucina di Matteo HS. Ecco, quest'oggi andremo a fare una ricetta italiana, una ricetta molto conosciuta, criticata, rivisitata. C'è chi la fa in un modo, chi la fa in un altro. Ma stasera, come andremo a fare la carbonara? Ecco, con l'aiuto del nostro grande Matteo HS e la nostra fantastica maestra Zora faremo la carbonara perfettamente alla romana. Romani, state pronti, eh? Vi voglio belli attenti a ogni passaggio, a ogni dettaglio, a ogni odore, a ogni granello di sale. Grazie, grazie mille per la sub, Rocca 1984. Così più che fa venire fame, fai città, cazzo. Fai venire il durello. Ma come? Sto spiegando! Grazie mille a tutti per i complimenti. Allora, abbiamo tutto? Abbiamo il pecorino romano. Ho preso proprio quello romano, eh. Poi abbiamo... Cosa c'è? Pancetta o guanciale? X-Living, saluta anche X-Living, per Ciao GX Living! favore. Guanciale saluta. Il guanciale, cioè abbiamo proprio il guanciale, poi il pepe, perché la carbonara, sapete che deriva, il nome deriva proprio dal fatto che è carbone, proprio ricordava il carbone, quindi il pepe ricorda il carbone e in teoria ce ne andrebbe tanto di pepe nella carbonara, si Facciamo una deve cosa, tu intanto intrattieni un attimo 5 vedere. minuti, Sì. vado a cambiarmi Devi e portare poi la vengo. pasta, io non so qui dove. La Le uova ci pasta? sono. Sì, vado a prendere la pasta. Vado a prendere un po' di pasta, arrivo, raga. Va a prendere un po' di pasta e arriva, dice. Ragazzi, devo stare zitta, come? Romani, udite, udite, attenzione, siete pronti a commentare, a criticare? Apriamo un po' i nostri ingredienti, direi di renderli un po' più invitanti, quindi li mettiamo belli esposti. Pasta formato schianto. La pasta formato schianto. Cinque chili, boys. Ma basta per schianto, ma questo è il pranzo di schianto? Sembrano le sacche quelle per i cani. Sembrano i croccantini, Poretto, vero? poraccio, dai. Ma l'hai comprato Gli voglio apposta? bene, gli voglio bene a Gischianto, perché. Oi! Allora, io vado Ecco a il primo piano. cambiarmi e arrivo. Sì, fai presto che Qualcosa qui, se no io ho paura, ho tutti questi serve? qua. Fame? Sì, abbiamo fame, ragazzi? Sì, sento la platea che Ok. suscita un po' di scalpore. Non so se basti, non... dobbiamo cucinare, cuciniamo per tutti. Quanti siamo? Non lo so, è un po' impossibile cucinare per tutti. Ragazzi, vi sfido, proprio adesso andate nelle vostre cucine e mettetevi a cucinare la carbonara. Se non trovate il guanciale, allora mettete anche... No, no, scherzavo, no. Ci sta il guanciale. Ragazzi, comunque, questa ricetta è veramente buona. Cioè, secondo me, poi siete voi a dire se va bene o meno. E se volete prendere spunto, guardate poi la replica della live o qualcosa. O magari ci facciamo proprio un video dedicato, tesorino. Va bene? Però l'unica cosa è che vogliamo rendere questa cosa un po' più complicata, no? Un po'... Cioè, se cucinavo io veniva bene, perché le femmine di solito sanno cucinare. Quindi che faccio? Io starò qui da brava maestra e spiegherò tutto a nostro Matteo. Chat, per favore... Chi cazzo cucina alle 23:50? Raga, veramente neanche abbiamo cenato. Che dite? Quanta pasta ci vuole per Matteo?
Vi amo anche io, vi amo. No, comunque, sì, io sarò qui e commenterò, farò un po' da telecronista e da maestra. Le uova, ecco, rendiamo tutto un po' più bello. La pasta, innanzitutto, che è messa così, cioè, è un po' ingombrante. Con sale. Prendiamo tipo un piatto. Prenderei un piatto io. E mettiamo tutti gli ingredienti. Ci vuole anche l'olio. Sì. Non ci sono gli spaghetti, raga. Qua Matteo ha solo questa pasta. L'olio è per... Avete fame? Ragazzi, se volete andate a mangiare. Ecco qua, guardate, è invitante. Raga, non potete immaginare che odore che c'ha questo guanciale. Non è come tutti gli altri guanciali. È un guanciale fatto con amore. Vi faccio vedere la parte della crosta. Già mi viene l'acquolina in bocca. Penso al capretto, al bovino, alla pecora, al cavallo. A tutte quelle carni buone che vi fanno venire... Non so che... Ah, ma questo è maiale! Scusa. Va bene. Poi abbiamo le uova. Sì, le uova le lasciamo qui, che sono... Bene, qui. Non quella francese, ovviamente. Grazie per la donazione, Moga. La canzone è un po' partita da sola. Cioè, all'inizio ok, era così, però poi alla fine... non è stato voluto, ragazzi, ci scusiamo. Ci scusiamo veramente, siamo dispiaciuti veramente. Mettiamo, che tipo di formaggio è? Ragazzi, sono stata attenta, vediamo se si legge. Ho chiesto proprio, sono andata al bancone a prenderlo. Cioè, non ho preso quello già fatto. E niente, è pecorino romano. Non so altro, so che è pecorino romano. Lo assaggiamo. Vediamo se è veramente pecorino romano. Senti caldo? C'è un pochino di caldo, sì. 24 gradi. L'aria fredda la tira. Sì, sì, è pecorino. Inverno, estate, ok. Che ti sei perso? Ti sei perso un po' di cose. Dicevamo. No, questo è pecorino. Vabbè, abbiamo messo tutti gli ingredienti qui. E il nostro pepe, che non si scorda mai. Eccoci, raga. Ciao a tutti. Ciao. Mama Wine, grazie mille. Non lo so, Moga Wine era tipo una playlist presa su internet, non lo so come si chiama. Mi dispiace, è tipo capitata, raga. Best Deep House Music, cosa del genere, non lo so. Wow. Eh? Ti sta bene. Grazie, l'ho fatto io su misura. C'è l'olio, piace, Stai attento con l'olio. Sì, sì. Vi piace Zora? Mentre mettiamo la pentola dell'acqua, così risparmiamo tempo. Mettiamo l'acqua su. Okay. Vi piace Zora? Sì, no. E anche Bona. Matteo, me lo urli un Bona, per favore. Eh? Un Bona. Cioè, se sono Bona, dimmi. Bona Zora! Quanta pasta. Comunque, a parte gli scherzi, a modo tutti quanti andranno a dire, provolone. Però, devo essere sincero. Mm-hmm. Sei la ragazza? Sì. Che tutti gli uomini vorrebbero sposare. Grazie. Ragazzi, devo credere, mi sta trollando. Vedi tu. No, va bene, ci credo. Grazie veramente di cuore. Che carino, che cucciolo. Accendi per favore, continuiamo, sì. Sennò qui ci perdiamo negli occhi. C'è.
ci perdiamo negli occhi. Sì, che ci guardiamo intensamente. Poi non ci caghiamo più nessuno e... Poi dobbiamo cambiare categoria. Non mi sembra il caso, no? Se vuoi stacco un attimo. In che senso? Ragazzi, io c'ho paura, c'ho gli occhietti un po'... Non capisco. Devo un attimo levare il video. Beh. Vuoi parlare 2 secondi? Se proprio vuoi. Ragazzi, ci vediamo tra un minuto. Tempo di... capito? Ciao. Ma veramente? Un minuto. Quanto ci vuole? Dai, cuciniamo. Dai, allora. Cuciniamo. accendi... Sì, è poca acqua questa, no? Sì. Non è poca? Sì, è poca. Sì, c'hai ragione. Mi sono persa nei tuoi occhi. Ti aiuto? Sto sentendo sì. Che... Oh, mi è schizzata. No, vabbè, dai. Ci si asciuga. Ok, questa va, fa da sola. Mettiamo un coperchio, ce l'hai? Coperchio? Questo ci va. Non so se è quello suo. Sì, sì. Preciso. Quello suo. Ok, vai, prendi una padella che non è pulita. Ah, sì, è pulita. Prego, maestro. Buono! Mi stai dicendo che ti piaccio? Secondo me la parola piacere include conoscersi a fondo e poi da lì capisci se ti piace allora, veramente. Allora ti riformulo la domanda, vorresti conoscermi a fondo? Preferisco stare da sola. Non riuscirei a dedicarmi... Secondo me se stai con una persona devi dedicarti al 100% per quello che puoi. Se non ce la fai è inutile. Si sta male entrambi, no? No? Sì. Raga, non è friendzone. È che non è periodo. No, raga. Ma dai! Non è friendzone, veramente la penso così, Non è per trollare. Buono! Direi così a tutti, Vabbè, ma Matteo secondo voi c'ha un tagliere, Dove è andato Matteo? C'ho paura. Si sente male. Raga, vado a vedere un attimo cosa fa Matteo, Porco diavolo. La vicina a pecorina! Raga, non lo so, è in bagno. Non lo so. Mi dispiace se l'ho fatto rimanere male, non volevo. Mi caccia, secondo voi? Sto iniziando a sentire freddo. Aia. No. Raga, non volevo creare tutto questo disagio. Scusate, dico scusa a Matteo e scusa a tutti voi per aver creato un disagio. Cazzo. Raga, non posso andare a consolarlo. Ero andata a vedere dove fosse ed è in bagno.
vicina a pecorina. Baciotte. Va bene, dai. Vediamo poi come si comporta. Vediamo poi quando è che viene. Allora, la pasta la metterei tipo qui. Oh mio Dio, sto facendo cadere tutto. L'acqua incomincia a bollire. Abbassiamo la fiamma, abbassiamo la temperatura perché qui fiamma non ce n'è. E niente, aspettiamo il nostro Matteo. Secondo voi cosa sta facendo? Raga, sono preoccupata. Gli volevo preparare anche le crepe dopo la carbonara. Le volete le crepe dopo la carbonara? Mi dite sì o no, per favore? Magari lo addolciamo un po'. Magari sta male. Sì? Raga, carbonara sì o no? Cioè, crepe sì o no? Gli facciamo questa sorpresa. Buono! Sì, dai, è andata. È andata, sì. Non lo so, gli farò un cuoricino sopra la crepe. Inventerò qualcosa. Madonna, raga. Ma come si fa? È l'Italy! Io non volevo offendere nessuno. Baciotte! Mettiamo... Ragazzi, lo sapete questo trucchetto? Allora, penso di sì. Lo straccio lo mettete sotto... Così, anzi, facciamo così, così il tagliere sta bello fermo. E sì, quando farete questa cosa, sicuramente penserete a me e direte. Grazie mille, Alexander. Ciao Matteo, ti voglio Joy. Bene. Ciao Matteo, ti voglio bene, dice Alexander. Allora, eccoci. Stai bene? Sì, sì. Non volevo offenderti. Scusate. No, tranquilla. Non volevo creare nessun disagio. No, non è successo niente, tranquilla. Allora, dicevamo... sì, ok, bisogna tagliare. Vai, allora, prendi il guanciale. Che già comunque, mi sono lavato le mani. Tranquillizza la chat, che si sono preoccupati un po' tutti. Tutto ok. Scusa, Matte, veramente. No, tranquilla. Il coltello. Puoi usare anche quello lì. Questo ci sta a rimettere al posto. Matteo, mi fai un bono? Allora, grazie mille Enrico, 996, 100 bits, un bono? Buono Enrico, grazie mille, bello mio. Alexander Enjoy 1, 2 mesi, grazie mille. Matteo, ti voglio bene, grazie mille, anch'io ti voglio bene. Grazie mille, bello mio. Allora, continuiamo? Facciamo come se non fosse successo niente? Sì. Ottimo. Allora... Questo però, questo è un pezzo di guanciale. E da che animale, da che animale proviene? Dalla mucca. Dalla mucca, sei sicuro? E da dove cazzo viene? Un po' più piccolo. Bono mate maratona infinita. Grazie mille, Vet. No, non è infinita, bello mio, non è infinita. Tutto ha una fine, tutto ha... No.
Grazie mille, stanghezza, 2 euro. Io non capisco, è la tua lingua? A testolo piace il tuo mestolo, il vice a pecorina, ma braga si... Che significa braga? No, la braga, la braga. Braga. È la braga? Sì. La braga dei pantaloni, sì. Che roba è? Braga si dissogia nel tubio. Si limona. Oh! Faccio la rima. Per faccio carboidrati, Plaza a Londra... K, non so che cazzo significa. Boh. Sarà qualcosa di... Boh, non lo so. Allora. Qua ci vuole questo qui, il coltello. Per tagliare. Faccio io? Allora, devi... Aspetta, no. A cubetti. Aspetta, non fare niente. Lo metti così e tagli la parte di qua. Questa della... La parte ma di quella ci si lascia. No, questa si leva. Non è la vero. Levi, la levi, senti a me. E poi la metti in padella, così fai sciogliere tutto il grasso e ti viene tutto l'olietto. Poi appena tutto sciolto, lo levi. Capito? Quindi prendi soltanto la parte esterna per ora. Vai. Ma dove cazzo l'hai letta sta ricetta? No, non l'ho letta, me l'hanno insegnato. Ah sì? Sì. E chi? Un cuoco. Napoletano? No. Un siciliano? No, non mi ricordo dove era, forse pure di Roma. Lasciate almeno un 4 kg di pasta per il maestro. Ma ci stanno 3 sacchi da 5 kg, raga. Ha voglia. No. Ah, è vero. Zitto, me l'ha detto uno chef di Roma, eh. Io la faccio così. Vai. Un taglio molto... Accompagna il coltello. Fallo... Devi sentire l'amore. O metti a... Aspetta. Metti a 5, tipo. Sì. 5, 6. Devo sentire l'amore? Sì, devi metterci tutta la passione. Poi i romani fatemi sapere se è veramente così. Ma che è così? Vai. Devi togliere la cotenna. Sì, ma la tempo. Tutta pure questa. Guarda di dietro. Guarda lì come taglia, ragazzi. Pure questa di dietro? Sì, vai. Come taglia veramente bene. Mi piace. Un taglio deciso. Sì. Allora, poi questa qua a cubetti, no? O a striscioline o a cubetti. Striscioline va anche bene a julienne. Come il taglio alla julienne? Alla julienne? No, a cubetti, cazzo, cioè. E come si chiama il taglio a cubetti? Il taglio a cubetti. Va bene, si chiama taglio a cubetti. Una cazzata. Si è abbonato. Grazie Doggo. Grazie mille Doggo de Laggo. Grazie mille bel mio. Lo senti l'amore? Ti chiedono. L'amore? No. Sento solo. Vabbè, non posso parlare. Non posso parlare. Cosa senti? No, non toccarmi per fuori. Scusa. Attento con le mani. Lo so. Perché si è levato? Perché quello sbagliato è questo da qua. No, porco di... Scusa, vabbè, tranquillo. Scusate, mi dissocio. Ecco come mi sta mostrando. Ok, ci siamo, scusate. Matteo, sfogati se vuoi con la carne. È tutto ok, tranquillo. Ci devo credere. Sì. Sotto i denti! 3700 spettatori, dicono. Mi fa piacere. Passiamo un po' qui, raga. Vediamo come te la cavi. Sì, raga, direi che sta andando bene. Un voto finora. Cosa bella, io ho fatto l'alberghiero, io so, sì, tagliare. So. Come fai a saperlo?
perché lo so, cioè ti seguo un po'. Ah, grazie. Ragazzi, attenzione, ho i 3 mesi di sub su Matteo HS e lui non lo sa. A pecorina! Bravo, bravo. Ti vogliamo così. Oh, ma sto coso no! Non si muove! Non cucina! E metti a 7? A 7. No, raga, non sto sfottendo nessuno. Ti sfotto? No. Raga, io non mi permetterei mai. Però sai com'è? Vabbè. Vabbè, comunque molte cose di Matteo non le so, perché siccome sto provando a streamare e non ci sto tanto a guardarlo, io mi guardo i best of, sono veramente divertenti. Veramente hanno fatto dei best of veramente che boh. Grazie. Ma c'è proprio qualcuno che te li fa? Sì. Cioè, glielo dici tu o sono persone fan che te lo fanno? Non si sa. Sono... No, pago una persona, più di una. Ah, ho capito. Cioè, no, perché uno sono ha detto... fatti bene. Grazie. C'è uno ha detto all'editing, c'è uno ha detto al... Al suono, queste cose così. No, c'è uno ha detto alle miniature. Ah. E poi niente, adesso volevo metterne un altro, ha detto le clip. Cioè che prendeva le clip e le parti migliori delle live, cioè che fa solo quello. Perché Francasso non lo vedo molto capace. Cioè nel senso sì, è capace, però vabbè, poraccio, non si può star lì a mettere a vedere tutto. Difficile. Raga, comunque qua il grasso sta iniziando a sciogliersi. Sì, sento un buon odore. Magno di sto pezzo da cazzo. Comunque no, non è tutto ok. Matte, mi spiace. Non volevo, ti giuro. No, sei è stata proprio un pensiero che. Cioè io sono sincera, è questo, raga, sono veramente sincera. Apprezzo la sincerità. Lasciate! Mi spiace, mi sento una cacca per ora. Mi staranno odiando tutti. A pecorina! Scusate. Meglio se me ne vado. Dai, Matteo, vuoi un abbraccio? Scusa. Vabbè, la battuta è... Ci vuoi una battuta? Che battuta vuoi? No, volevo fare un abbraccio, no, voglio... Però non dico niente. Ti è arrivata una donazione? Sì, ho visto, grazie. Vedere tutto come nelle cose che si vedono in TV, no? Nei programmi televisivi, che si vede proprio la cosa puntata. Però ci avresti bisogno di qualcuno sempre lì messo dietro a indicare. Madonna, raga, non potete capire cosa si sta facendo. Oh, Madonna, che cazzo è? Cosa? Madonna, senti che puzza. Si sta neri tutto. Un cazzo! Bassa, oh! Cazzo è, mi pizzica l'occhio, porco demonio!
Prendiamo, sì, lo dobbiamo levare, raga. Bizzica l'occhio. Addirittura, ma c'hai gli occhi sensibili. Allora, abbiamo fatto sciogliere grasso. Mamma mia, qua. Sì, sì, ma perché è normale. Raga, mi sa che sta andando a prendere l'estintore. Ok, ci siamo. Bassiamo. Se no qua finisce male. Cof, cof. La vicina a pecorina! Cosa ho sciolto? Questo è tutto il grasso. Non so se si vede. No. Vabbè, sì, un po'. Un po' si vede. È tutto il grasso che c'era della cotenna. Nella parte della... della cotenna. Buono! Sta piangendo. Raga, gli dà fastidio il fumo. In effetti c'è un po' di... un po' di vapore. Mettiamo... intanto saliamo l'acqua. Quanto sale ci vuole? Mi volete bene? Allora, 1 e 2 penso che basti. Cosa del genere te vuole la pasta lunga a fuoco basso? Veramente? La pasta lunga. Io preferisco la pasta lunga, però non ce l'ha Matteo, capito? A me un cuoco di Roma, ma raga, la carbonara è sempre una ricetta che è sempre criticata, ognuno ha le sue. Un cuoco di Roma mi ha insegnato di prendere la cotenna e dividerla da tutto il resto del guanciale e farla sciogliere. E tenere soltanto il grasso. Chi è che ti ha insegnato sta ricetta? Madonna, senti che puzza, senti che tampo. Ma non è puzza, dai, così pensano che è una merda. Senti qua, fai che... Madonna. Ma chi era sto cuoco che ti ha detto di mettere a bruciare la cosa? Ma te, senti, se lo vuoi fare a modo tuo, continui a modo tuo, non so a pizzica, se... A me pizzica l'occhio, tranquillo, però... Amate, di la verità. Che dire? Di la verità, hai? Grazie XT88. Grazie mille XT88. Ecco, si fa stricette, non a cubetti. Ah, cazzo, vedi la stricetta. Ma l'ha voluto fare Matteo a cubetti, eh. Vabbè, mettiamo dentro? Sì, io l'avevo staccato perché non sapevo. Ok, poi come si fa la ricetta? Sentiamo. Niente, fai cuocere Matteuccio, ti amiamo noi. Spam. Grazie mille, adesso dura stand dei 2 euro. Poi, XT88, 2 euro, Matteo, di la verità, hai puntini puntini? No, non ho fatto un cazzo io. E comunque... Dimmi. Poi, grazie mille Marcolino, 2 euro, ma te amo pure io. Un bacio enorme per me. No, è che, vabbè... Fai insaporire il tutto. No, a parte gli scherzi... Vuoi che te ne parlo in privato che... Devi valutare tu se si può parlare qui davanti. No. Allora. Non direi proprio. Aspetta. Quanta pasta vuoi tu? Quanto te ne mangi di solito? Io 400 grammi. Donazione. Grande Matteo, il Veneto è con te. Oh, grazie mille! Gaga Sandy! Ok, faccio io?
Vai. Oddio. Che maestro. Fai provare? Come si fa? È difficile, è difficile. Qua leviamo perché abbiamo finito. Ti voglio bene. Io direi che qua è tutto pronto, no? Cioè, no, un altro po' fallo cuocere. Un altro po'? Sì, sì. L'hai messo basso, non è altro. Ma raga, ma qui abbiamo un giocoliere, come si suol dire, un maestro. Ah, bella. Quindi, quanta pasta mettiamo alla fine? Allora, secondo tu quanto mangi? Hai fame? Io, sì. Tanta? 100 grammi me li mangio. Ok, metti 100 grammi pure per me. Ok. Uova 1 o 2? Uova? 3 secondo me. Secondo me 2. 3 uova, raga? Se no, 2 uova e un tuorlo? Sì. Sì, era così, non mi ricordo io. 3 uova, vero? Obesa, ma che obesa? Ma non la vedi? È uno stecchino. Ti offendi, stecchino? No. Ok. 2, 3, raga. Dividiamo il tuorlo da tutto il resto. Vediamo se ce la faccio. Bada. Questo modo lo bevi però. Ah, yeah. Apri la bocca. No, no. Raga, donate 50 euro che se lo bevi in live. Appena donano 50 euro lo lasciamo qui, eh. Tutto però tu lo bevi. Tutto? 50 euro botta secca. Grazie mille XG Artlas. 7 euro, 7 mesi di risabbe. Tutto, eh? Tutto. A secco, eh? A secco. In che senso? Vabbè, leviamo qua le cose. Io direi che ci siamo, no? No, fallo dorare, fallo dorare. Com'è, beh, più dorato del così? Vuoi assaggiare? Ecco. Allora, apri la bocca. No, no, che schifo. Poi no, apri la bocca. Devi mettere lì. No, tranquillo, non mi fa schifo a me. Ti fa schifo? No. To, apri. A te. Ah! Un altro in 2 minuti. 2 minuti? Ok, sì. Dai, dovresti a te. Tua madre ci segue? Mamma? Non lo so. Ciao, ciao mamma. Mamma è Zora. Siamo su YouTube, su Twitch. Ma che bel confettino, cara Zora. Allora, ciao Ricchi e Santo, e 2 mesi di resub, grazie mille. Un bacio enorme. Ma che bel confettino, cara Zora, tutta rosa. Il confetto, veramente. Poi col fiocco qua dietro non l'avete sì, visto. Sì, sto il fiocco. Girate. Vabbè, col fiocco qua, raga. Guarda che bel fiocchettino. Ecco, così stai meglio, ecco. Ah, sembri sì. Più con i capelli tutti... Più... Più donna. Vuoi mettere ma chi te se caga? Oh! Ragazzi, vado un minuto. E dai, oh! Mi fai la battuta a me e poi io non la devo fare a te! Ragazzi, la vedi dai. Questa? La vedi questa? E dai. No, non la vedo! Girati! Ok, non è successo niente, siamo 1-1, parità, eh? Sì. Parità. Vabbè, che faccio? Metto il pecorino? Eh? Oddio, ma te... sgrizza, ci sta cioè, troppo... Ah, mi stai schizzando! Lo so, ti fa male? Brucia, no? Brucia? Vabbè, che cazzo te frega? Un saluto da Trapani. Ma che cuoco sei? Questo un saluto niente. Da Trapani? Grazie mille, ciao. Trapani! Sei Trapana! Scherzo, raga. Grazie mille, Onni Zorfe. Sì. Ciao a tutti quanti i trapanesi. I trapani. What you're seeing now is my normal state.
Direi che... Grazie mille Arnizoff, 5 euro. Ce la facciamo arrivare a 30 ore, raga? Magari. No. Come no? Vuoi tornare a casa, te? Qua non ci si scolla più. Se stai live per un anno intero! Oh mio Dio! Ti immagini che escono fuori amori... Ti immagini che esce fuori un amore tra Gischiando e Francesca? In effetti adesso sono soli. Esatto, se stanno più tempo da soli, secondo me nasce qualcosa. Perché io sono andato là dentro, c'era Francesca che ballava, no? Stava, sì, faceva lo sacchetto. E Gischiando stava lì che la guardava. Ragazzi, vi aggiorneremo, di sicuro. Marpione. Mettiamo il pepe, eh? Secondo me con un altro mese si affeziona. Vabbè, eh? Ma va a finire sì, tipo Grande Fratello, no? Esatto. Sì. Però dipende dalla chat se vuole che va dura. Vabbè. Minchia, sta carbonara viene forte. C'è tutto pecorino. Un anno in live, tra due mesi fanno un figlio. Ci moltiplichiamo, si moltiplicano. Quanti amori nascono così? A me tocca le palle perché non si sa mai. Scusate la voce ma non ce l'ho. Grazie mille di Gianni del sub e Tony Skynet. Grazie mille per me. Allora, oh qua oddio, è bello no, durato. Basta. Non ce l'avamo accorto. Sai che, mi sa che... Cosa? No, scotta, però non è che scotta come cose normali. Che è successo? Ah, tranquillo. Ma bestemmio anch'io, tranquillo. Ok. Anche te non è che scherzi. Cosa? Col bestemmiare. Non è vero. Ma questo che cazzo è? Viene tutto cremoso così. Se no viene liquido, capito? Fidati. Io mi fido. Basta che magno. 50 euro sulla magna tutta poi, sì. Sì, 50 Eccolo, euro. Eccolo, no, Gischiando, no. Se vuoi mettiamo più pasta pure per te, Gischiando, mezzo chilo mettiamo. Sì. Solo per te, però. Ciao, ciao Grasnies. Quanti siamo? Parecchi, penso. Non male, per essere mezzo. Ma sei matta? E dai, raga, mi è un po' caduta la mano, non è che... Cos'è che ho letto? Che? No, è... la chat. Che hanno scritto? No, niente, l'uovo è sparito. Comunque... Vai, raga. Ce la faremo? Qua bolle, eh? Bolle? Sì. Mettiamo la pasta? Sì, metti la pasta. Ma Gischiando vuole mangiare, non ho capito. Se vuole mangiare altre uova bisogna mettere. Scusami. Ecco, formato famiglia. Vado? Sì, questa qua è il formato famiglia. Ok, dobbiamo pesarla o metti a occhio? Ma io credo che 4 pugni sono, però vabbè, la pesiamo così. Ce la facciamo? Io la tengo, eh. Allora, aspetta. Apri un po' di più. Apri il buco. Così? Sì, piano piano però. Ecco, bravo. Vabbè, se accende la mano. Entra? È asciutta com'è? È asciutta? Sì. Ok, vai. Ah, tu dici per... Adesso l'ho capito. Vai. 100, intanto mettiamo 100. Sì, l'ho detto, 4 pugni. E mica stiamo a giocare la zecchinetta. Ancora? Un altro pochino io,
schianto loro non la vogliono ascoltare. Attento che esce. Va bene, eh? Ah. Sì. Basta, basta. Sì. In modo cazzo lo metto sto bambino. Scusate ragazzi, sta cercando un posto dove poter adagiare la nostra pasta formato schianto famiglia. Matte, tengo fam! Prego, giri. Vai. Oh, ce l'hai messo il sale? Sì. Quanto? Il giusto. Che significa giusto? Cioè, quanto il giusto? Quanto fa 2 più 2 è il giusto? Lo metto occhio! Ci sono anche loro, testimoni, l'ho messo. L'ho messo abbastanza. Assaggia l'acqua. Attento, eh? Oh, sta cadendo, attento. Non citare altri streamer, non degustano. Citare, cazzo. No, va bene, va bene. Voto? 10. Bravo. Grazie, grazie. No, comunque leviamo un po' di cosine. Ci sposiamo? No, sono serio. Perché già pensi a sposarci? Sono rimasta senza parole. Non me l'avevo mai detto nessuno. Non ci credo. Nessuno a parte... Come che si chiamava? Ma quando ne sei passati? Ah? Quando ne hai passati? No, non è vero, ma non ho detto niente! Non ho detto niente. Va, lui già ha subito che pensa male. A pecorina! Ma è ovvio che stiamo a recitare, ragazzi, ma ve pare, dai. A parte prima che me la so presa veramente. Salve. Ehi, Palone Musse! 23 ore stiamo. Ciao Palone Musse! Siamo 23 ore, più vicine alle 30. No, alle 30 le siamo quasi superate, 10 ore a 30 ore. No, mi piace. Ci mancano 10 ore. 10. Voi dovrete alla fine di ogni cena dare il vostro voto da 0 a 10 per le 4 categorie: location, menu, servizio e infine il conto. Attenzione, qua, ci sta il nulla vento, è ancora cazzo. Deciso perché manca il mio che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. Qui c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è dovrete salire in auto. Io vi aspetto davanti al ristorante del vincitore. Non ti brucia? No, sono abituata. Avvicina a pecorina! È un po' dura. T'ho detto. 3 minuti. No, mi scuso. Voto 10. Se zippa, io sto bene con Federica, ragazzi. Prepariamo i piatti, raga. Com'è? È bruciata? No. Va bene? Perfetta? Vedi, quell'attimo... Anche l'olio è buono, è perfetto. Ah, devi aspettare la fine però, per vedere cosa ne esce. Tutti quelli che... capito? Chi è Federica, chiedo? Eh sì, raga, 50 euro bevo l'albume. 50 euro botta secca se beve tutto l'albume, raga. Che è? Stavi cercando la pasta, volevi assaggiare?
Ho visto le fai così. Com'è? Dura, dura, dura. A me piace dura. Sì, ma è troppo dura. Se vuoi te la scendi prima così. Per scendere in goi? Io in goio sempre. Gesboru. Proprio? €50 Vada, vada, tutto. Aspetta, aspetta, non tutto farlo, tutto non piatto. Non farlo cadere. No, sto mettendo un bicchiere. Sì, vai, vai, dentro un bicchiere. Anzi no, se casca per terra è più emozionante. Sì, ma mi sporco tutta. Ti asciugo io con chiudi gli occhi? Sì, no. Chiudi gli occhi? No, mi sporchi. No, chiudi gli occhi. Immagina Gischianto, nudo, sul letto. Apri la bocca. Immagina la sua lingua che ti penetra. Vai, bevi, bevi! Che cazzo devo? Vado? Ma che cazzo è? Così non mi sporco! Ma dopo te cambi, dai, che te frega? Raga, proprio mi volete male, mi vuole male Matteo. Dai, vai. Magno questo pezzo da cazzo! Ce l'ho tutto sulle mani. Ngoia. Ma fisso l'etico. Io sono fisso l'etico. Tutto dentro! Ingoia! Ingoia! Forza! Blu blu. Ingoia! Non mi sputa addosso però, Dai, no, hanno donato €50, dai, partici, dai, ingoia. Butta dentro, dai. No, non è vero. Ok. Sembra la sborra. Vale. Tendo per terra. Comunque c'ha la stessa consistenza. Sì, sì. Dovrebbe avere €50, un altro uovo per me. Anzi, due tuorli, altri €50, due tuorli. No, due chiare per me. Due uova. Così che due chiare. Due chiare per me, altri €50. Ti faccio vedere i veri uomini come fanno. Guanciale non la pancetta. Il grazie mille Banuzzi, grazie mille del sub e IMN Maversi. Un bacio enorme, grazie mille per mio. Abbiamo usato il guanciale con il pecorino romano. Oddio la pasta. Oh, la pasta. Gira, gira, chiappa, chiappa. Vabbè, ormai tanto. Minchia scusa. C'è la schiumetta pure. Va. Vabbè, facciamo così, guarda, aspetta. Dimmi. Prendiamo questa e la prendiamo. Facciamo così, no? No, c'è il coso. Ah, sotto. Ce l'hai? Sotto, l'ultimo casetto. L'ultimo casetto. Ah, ok, non. Accendi l'acqua fredda. No, vai. Ci siete. Penso male, porco Dio!
fai? Ok. No, non è scotta, raga, no. È... al puntino. Ora, secondo te che si fa? Si butta l'uovo lì o la posta lì? Dopo che si fa saltare. Allora, secondo me devi buttare questo dentro. No, 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 no. Pasta dentro, allora. La pasta dentro. Allora, facciamo un attimo che il guanciale si cuoce un po', che si riscalda, ok? La fai saltare, quindi, giusto? No, già l'ho fatta saltare. Ma senza fuoco. Che c'entra? Era freddo il guanciale ormai. Non fa niente. Raga, non potete capire... Raga, un po' d'acqua di cottura c'era, ma te l'ha lasciata nella pentola. E non sono stupido, I am fucking genius. Mica c'ha bisogno di aver detto queste cose, dai. Certo. Ma per chi l'avete preso? E allora? Aia. Ti sei fatta male, veramente? Ti sei tagliata? No. Certo, ho sbattuto. Ok, pronta? Vai. Raga. L'odore finora ci sta, eh? Fa cagà, state bruciato. Occhio, occhio le mani. Ah, qua viene la parte più bella. Vai, vai, vai. Vai, prima che si muove! Se butti l'uovo nella padella calda fai la frittata, non lo farie. Tutta cremosa, oh, c'avevi ragione, eh? Te l'ho detto che viene cremosa così. Cambia tutta la consistenza. Poi non lo so come la fanno loro, però io la faccio così. Volete Zora più spesso nella mia live di cucina? Sempre, tutti i giorni. Ti assumo fisso. No, dicono no. Ti assumo fisso, tutto in regola. Dicono di no. No? Il no loro è un... Vai, vai. Hai qualche... Beh, diciamo che non è... Ok. Precisa, dai. Vai, buttalo. La devo buttare? No, buttala nel piatto. Ah. Ok, bravo. È anche bravo che divide la pancetta in maniere eque. Non sono tutti che lo fanno. No? No, no. Ok. Ragazzi, presentiamo il piatto. Vai, fai vedere il piatto alla cam. Se lo leviamo, metz chef, metz plus metlo, metz pride, metlo, metz pride, metz plus metz bacio, metz plus metz bacio, 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 metz chef, metz bacio, metz chef, metz chef, metz chef, metz chef, metz chef, metz bacio, metz bacio, metz rocco, metz bacio, metz rocco, metz rocco, metz padella, non sono il suo tipo, ragazzi. Metz bacio, metz neve, metlo, metz bacio, metz bacio, metlo, metz neve, metz bacio, metz neve, metz bacio. Bacio, metz bacio, il tocco di classe. Vuoi anche te? Pochino, pochino, non tanto. Basta, basta, va bene. Ti basta? Sì. Ok. Decente. Ok. Buono. Prendo una forchetta per te. Sì. Grazie mille, Chicco! Questo è il piatto.